Secondo me c'è un fattore della vittoria della Lazio contro Sassuolo che non è stato analizzato. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale dove parliamo tutti i giorni di Lazio. Quindi se sei un simpatizzante, un tifoso e vuoi sempre essere aggiornato su quello che succede nel mondo Lazio, ti consiglio di iscriverti al canale e cliccare la campanella in modo tale che riceverai una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. E se vuoi c'è anche il mio sito internet dove trovi tutti i miei video e anche alcuni articoli che sono esclusivi sul sito. Quando si vince così bene come contro Sassuolo ci sono tanti motivi, non ce n'è solo uno. Sicuramente la grande performance di Luis Alberto, sicuramente un Felipe Anderson tornato a certi livelli, anche un ottimo Pedro, un Rovella fantastico, una difesa solida. Non è solo uno il motivo di una vittoria così netta, perché la Lazio contro Sassuolo ha vinto 2-0, ma obiettivamente il punteggio sarebbe dovuto essere più ampio. Ma un aspetto che non è stato sottolineato di quella partita, che secondo me invece è importantissimo, è questo che vi sto per dire in questo video. La Lazio contro Sassuolo ha fatto una cosa che nelle altre partite non aveva mai fatto, almeno quest'anno, ovvero pressing alto. Se andate a vedere, il primo gol nasce da un pressing alto di Luis Alberto che ruba palla e poi andiamo a segnare. Anche il secondo gol nasce da una palla recuperata alta. Ecco, la Lazio contro Sassuolo ha messo in grandissima difficoltà i neroverdi perché ha pressato altissimo. È andata a prendere i difensori del Sassuolo che dovrebbero impostare il gioco, li ha messi in grande difficoltà. E la Lazio ha vinto la partita. Questa è una cosa che, se andate a vedere le altre prestazioni della Lazio, non abbiamo mai visto quest'anno. Anzi, abbiamo visto in alcune circostanze la Lazio provare a pressare alto malissimo e venire infilata. Perché è ovvio che pressing alto ha pregi e difetti. Il pregio più grande è che se tu recuperi palla là, in 2 metri sei in porta. L'abbiamo visto al gol di Felipe Anderson, no? Luis Alberto recupera palla praticamente a 5 metri dall'area di rigore Sassuolo, la riprende Castellano su un tocco e la Lazio segna. Il problema, il lato negativo del pressing alto è che se ti superano poi ti trovi in inferiorità numerica e gli avversari hanno tanto spazio perché tu pressi non solo con gli attaccanti ma anche con i centrocampisti. Ma nel gioco di Sarri il pressing alto è una caratteristica importante e questo mi ha un po' preoccupato perché finora non l'avevamo praticamente mai visto e questo secondo me era un campanello d'allarme importante. La mia teoria era che Sarri con un centrocampo completamente nuovo aveva paura che facendo pressing alto si sbagliasse il movimento e quindi si concedesse troppo terreno agli avversari. Contro Sassuolo, secondo me, Sarri ha capito che la squadra era pronta e ha provato a fare questo pressing alto. Da sottolineare due cose. Ovviamente Luis Alberto dei tre centrocampisti era quello già abituato al pressing, ma è un giocatore che non fa benissimo la fase difensiva e invece quest'anno la sta facendo meglio. Ma secondo me l'importanza di Guendouzi esce fuori proprio in questa circostanza, ovvero il francese ha quelle caratteristiche di dinamicità di poter fare il pressing alto, ma allo stesso tempo di recuperare basso quando la Lazio è in difficoltà. Ecco. Uno dei motivi, secondo me, per cui ha giocato Guendouzi e non Kamada è che Guendouzi ha queste qualità che ti consentono di fare un pressing alto asfissiante, perché il giocatore è molto dinamico, molto veloce e ti consente di pressare e non concedere spazio dietro. Non è un caso, secondo me, che contro Sassuolo, che è una delle squadre in Serie A che ama di più partire da dietro, la Lazio ha scelto di pressare alto e ha scelto centrocampo con Luis Alberto, che è ormai titolarissimo, e Guendouzi, che dei centrocampisti a disposizione di Sarri è quello più dinamico. Non solo, ma secondo me anche avere Rovella come play è stata una scelta intelligente, perché a differenza di Cataldi, Rovella ama, abbiamo visto contro l'Atalanta, è bravissimo in fase di recupero e è poi bravo anche a smistare il pallone. Quindi alzare il centrocampo di 20 metri con Luis Alberto, Guendouzi e Rovella è un'arma sicuramente importante, è una qualità sicuramente importante perché Luis Alberto ha la giocata che ti manda in porta. Guendouzi ha il fisico, la dinamicità per fare un pressing alto asfissiante. Rovella abbiamo visto che recupera i palloni e sa far girarli immediatamente. Ha questa giropalla che Danilo Cataldi non ha,
che secondo me ieri nel primo tempo ha fatto una grande differenza. Ecco, questo è un fatto che non sottolinea nessuno, ma il pressing alto della Lazio è sicuramente uno dei motivi per cui la Lazio ha vinto contro Sassuolo. Adesso sono molto curioso di vedere se la Lazio da qui in poi tornerà a pressare alto come ha fatto contro Sassuolo o rivedremo la Lazio vecchio stile. Un esempio, il Feyenoord è una squadra che davanti fa paura, però dietro concede tanto. Non so se avete visto Atletico Madrid-Feyenoord. I gol dell'Atletico Madrid sono erroracci della difesa olandese. Ecco, sono curioso perché se la Lazio presterà alto anche il Feyenoord, potrebbe fargli molto male. E in generale il pressing alto mette in difficoltà le squadre avversarie. Per cui io vorrei vedere la Lazio giocare sempre così. È faticoso perché corri di più, è pericoloso perché se ti scavalcano hanno la prateria, ma può essere un vantaggio importante. L'abbiamo visto contro Sassuolo. Pressing, recuperi palla e fai gol. Ecco. Sono molto curioso di vedere se la Lazio continuerà così nelle prossime partite o se questa è stata un'una tantum perché il Sassuolo ama giocare palla al piede. Tu che ne dici? Scrivimi, metti qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, aiutami a crescere il canale, a te non costa niente e mi dimostri che questi contenuti ti piacciono. Grazie.